territoriale della sanità e attualmente anche incaricato per gli eventi internazionali. Sì, come hai detto, io vengo da Ginevra, sono un migrante italiano da quella parte del mondo, come molti altri. Ci dimentichiamo spesso che di fatto la migrazione è un fenomeno connaturato nella storia dell'umanità. Al momento sono 900 milioni le persone che in qualche modo non risiedono nel proprio paese di provenienza, nella propria area di provenienza. Ci sono migranti internazionali, ci sono migranti domestici, ci sono migranti all'interno del proprio paese che vanno da una zona rurale ad una zona urbana, che vanno da una zona di guerra o di belligeranza ad una zona più protetta e più pacifica. È un fenomeno, come abbiamo detto, come abbiamo sentito, rilevante, costante e infrenabile. L'aggettivo vero è non si può arrestare, quindi come è stato detto deve essere in qualche modo governata, gestita a garantire il diritto, a garantire la libertà, a garantire la protezione a cui tutti coloro che si muovono hanno ovviamente necessità di accedere. Per quanto riguarda la situazione internazionale, l'avete ben sentita, ci sono due global compact, di cui la diversità maggiore è rappresentata dal fatto che mentre il global compact per i rifugiati è stato proposto, gestito e redatto dall'Alto Commissariato per i rifugiati, quindi da un'organizzazione delle Nazioni Unite, il compact per i migranti non è stato redatto dall'agenzia, ma è stato redatto dall'Assemblea degli Stati membri. Quindi riporta in qualche maniera la percezione che il diritto di riferimento è comunque quello concesso dalla legislazione e dal complesso del diritto nazionale. Questo dà anche modo di capire come tutto ciò che è contenuto nel compact è di fatto facoltativo. Non presenta obblighi in questo momento di nessuna natura giuridica per gli Stati e per i Paesi che lo hanno sottoscritto. È stato ugualmente detto che però ciò rappresenta un cambio di paradigma ed è questo cambio di paradigma che in modo particolare va a impattare su determinate reazioni che sono avvenute soprattutto in ambito europeo, ma non solo, in ambito statunitense, come ci aveva detto a seguire dai colleghi americani. Allora, che cosa fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità? L'organizzazione ha un doppio ordine di problemi. Il primo è che ovviamente è parte del sistema delle Nazioni Unite, quindi deve ricevere il Global Compact e lo deve trasformare, per quanto riguarda la componente sanitaria, in una determinazione di servizi e di procedure che garantiscono il diritto alla copertura sanitaria per queste persone. Il secondo punto, tuttavia, è che l'organo di gestione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Assemblea dei Paesi, degli Stati membri. Quindi in qualche modo questo va a contrastare con l'autonomia dell'organizzazione in quanto ente delle Nazioni Unite rispetto a quello che viene deciso dall'Assemblea dei propri membri. Quindi pensate un consiglio di amministrazione di un'agenzia del genere che è rappresentato da Stati il cui interesse nell'applicazione del Global Compact è spesso divergente. Ungheria, Repubblica Ceca, ora anche l'Italia, l'Austria e altri paesi che hanno contrastato sistematicamente l'adozione da parte delle agenzie che vengono in qualche modo cointeressate. Esiste un inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite che ha costituito una segreteria permanente, un network delle agenzie per le Nazioni Unite a Ginevra, dove con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che è da poco entrata nella famiglia delle Nazioni Unite, proprio a significare la rilevanza dell'attività che riguarda le migrazioni, gestita e ospitata da questa agenzia, raggruppa una cinquantina di agenzie che in qualche modo cercano di dare un coordinamento generale, una risposta generale ai bisogni di queste persone, dalla protezione lungo il percorso di migrazione alla risposta dei sistemi nazionali, il sistema sanitario nel nostro caso, in modo tale da uscire dalla logica dell'emergenza, recepire il fenomeno migratorio come un fenomeno che impatta sulla struttura dei paesi, impatta sulla struttura organizzativa
che in qualche modo deve garantire l'erogazione dei servizi. Vedete, questo è quanto il quartier generale di Ginevra, l'organizzazione per aggiungere difficoltà gestionale è su tre livelli: un livello generale a Ginevra, un quartier generale, una serie di livelli regionali dove ogni regione dell'OMS non corrisponde al continente a cui si riferisce. La regione d'Africa, per esempio, è divisa in parti disuguali tra la regione afro dell'OMS e la regione euro, che è il Medio Oriente, che è il Mediterraneo orientale, a seconda ovviamente dell'etnia, a seconda del credo religioso, come in questo caso. Per quanto riguarda il quartier generale, questo è quello che in questo momento si sta facendo, che badate bene, è un'attività estremamente difficile perché naviga sull'interfaccia del consenso degli Stati membri e molto spesso si oppone a certe determine che hanno ovviamente basi di natura sciovinistica e protezionistica inaccettabili. Per quanto riguarda la componentistica del sistema che si sta cercando di porre in essere, rappresenta un po' la sintesi di una serie di agenzie e di organizzazioni che hanno dei mandati e dei ruoli ben precisi. L'OMS cerca di raggruppare queste entità, il Gavi è l'organizzazione che si occupa dell'acquisto e della distribuzione dei vaccini a livello globale, l'Unione Europea sapete bene che cos'è, il fondo globale è quel fondo che è stato costituito per garantire accesso alle cure, alla diagnosi, alla cura, soprattutto per le cosiddette malattie della povertà, che poi sono HIV/AIDS, tubercolosi e malaria. HIV/AIDS e tubercolosi particolarmente rilevanti per quanto riguarda la popolazione migrante, ma anche per quanto riguarda la percezione delle popolazioni che ricevono i migranti. Avrete seguito qualche anno fa la fortissima polemica, per esempio, della Polizia di Stato, che riteneva di essere ingiustamente esposta al rischio di contrarre la tubercolosi perché doveva ispezionare anche a bordo mare i migranti, doveva in qualche modo richiedere generalità prima che fosse garantita una diagnosi e eventualmente un avvio terapeutico per queste persone. Io nella mia vita precedente facevo il direttore generale del Ministero della Salute e di questo mi occupavo, anche di garantire che le forze di polizia fossero equipaggiate con strumenti di sicurezza, con strumenti di protezione, per così dire, a bordo nave, che potessero in qualche modo eliminare questo elemento nella polemica sistematica che seguiva il flusso migratorio. Il piano globale che è in corso di negoziazione con gli Stati membri è il piano di implementazione del Global Compact per quanto riguarda la parte sanitaria, la parte assistenziale medica, che in qualche modo deve, ripeto, garantire l'erogazione di servizi a questa persona. Problema difficilissimo, perché provate a pensare, per esempio, che cosa significa garantire continuità assistenziale ad una persona a cui viene fatta una diagnosi di tubercolosi in Sudan e dopo 15 giorni si sposta in Ciad o si sposta verso la Libia. È ovvio che vengono perduti i documenti, perché queste sono persone che cercano di non essere identificate molto spesso per avere la possibilità di accedere a procedure di asilo e a procedure di riconoscimento dello status di rifugiato, che è quello che garantisce protezione, gettando pertanto ogni tipo di documentazione che permetta l'identificazione dello stato di provenienza. In questo momento in Libia vengono raggruppate circa 250.000 persone, questo è il numero ufficiale, ma la stima è che siano un paio di milioni. Di queste soltanto 7 sono le nazionalità protette dalla Convenzione internazionale, tutti gli altri non lo sono. Ricorderete a suo tempo quando ci fu la grande epidemia di Ebola in Africa occidentale, in quel momento le navi italiane in pattugliamento di fronte alla Libia salvavano praticamente i 5/6 della popolazione maschile del Gambia, perché tutti quanti autodichiaravano la provenienza da uno stato tranquillo e senza nessun problema, rispetto viceversa alla dichiarazione di provenienza vera, che era Sierra Leone e Liberia. Quindi ovviamente per garantirsi uno screening medico e uno screening di ingresso nel nostro paese che non fosse gestito malamente
a seguito dell'epidemia dello Stato di Provvidenza. Vedete che per quanto ci riguarda le questioni irrinunciabili sono: uno, la salute e la sanità fa parte dei diritti inalienabili, quindi il diritto alla salute non è un diritto in discussione. Può essere in discussione il metodo con cui questo diritto viene garantito e pertanto il pacchetto di servizi essenziali che ogni Stato membro ha il dovere di garantire. La procedura di accesso a questi servizi è ugualmente un diritto inalienabile, quindi in questa maniera negare l'accesso ai servizi non sta in piedi, perché da bene è una parte del contenzioso aperto da alcuni Stati, ma ovviamente dal punto di vista del diritto internazionale è inaccettabile. Ovviamente il tipo di erogazione fa parte del contesto nazionale. Ci sono stati membri di grande povertà, come il Sudan per esempio, che garantisce un trattamento uguale sia alla popolazione residente sia alla popolazione migrante. Il commento del Maligno è: il Sudan non eroga nulla alla propria popolazione residente, quindi non eroga nulla in maniera universalistica e compartecipata a tutti quanti. Questo è solo parzialmente vero. Esistono altri stati come l'Ungheria, ad esempio, che al di là della grande confusione mediatica che è stata causata dal presidente a seguito della cosiddetta invasione terrestre che portò all'erezione del muro dell'offensa di protezione ai confini ungheresi, garantisce ed eroga i servizi. La cui unica differenza rispetto al residente nazionale è l'assistenza odontoiatrica, che capita bene ha dei costi particolarmente rilevanti e quindi dal punto di vista della capacità e della sostenibilità economica di quel sistema sanitario è inaffrontabile. Parte della polemica riguarda proprio questo tipo di situazione, l'identificazione di un pacchetto essenziale di servizi che debba essere garantito e che prescinda dal contesto nazionale. Qual è il contesto di riferimento di questo piano globale? Ovviamente il contesto è quello dell'agenda 2030, quella degli obiettivi di salute sostenibili che sono stati sottoscritti da parte di tutti quanti gli Stati. Quindi anche in questo esiste una forte contraddizione da parte degli Stati non firmatari del Global Compact per le migrazioni, perché il riferimento quadro è quello che è stato sottoscritto e adottato da tutti, ma nel lato pratico, nell'implementazione pratica di tutti quelli che sono i sistemi di tutela, questo non avviene. E non avviene in maniera difficile da giustificare, perché vedete, non c'è nessuna contestazione sulla dichiarazione di New York di 2 anni fa da cui i due Global Compact derivano. Quindi di fatto il diritto che si rifà al rispetto della dichiarazione di New York sottoscritta da tutti viene contraddetto poi nell'applicazione dei due Global Compact. Questo dipende anche da un elemento cruciale che dovete tenere a mente. Mentre lo Stato, la definizione di rifugiato è una definizione concertata e adottata da tutti gli Stati membri, il concetto della definizione di migrante è assolutamente aleatorio. Non c'è una definizione per il migrante che sia accettata universalmente. Questo produce due effetti collaterali dal nostro punto di vista. Il primo effetto collaterale: non c'è un denominatore di popolazione a cui ci possiamo riferire. Il secondo concetto: non esiste neanche un numeratore di persone ammalate o che soffrono una particolare condizione da cui poter derivare la metrica, il sistema di indicatori che ci permette di intervenire in maniera qualificata non soltanto dal punto di vista della tipologia dei servizi, ma anche del volume dei servizi stessi e dell'impegno finanziario di cui questi servizi necessitano. E qui siamo. Il sistema si basa sull'adozione di indicatori di successo e di fallimento. Il piano strategico dell'OMS per il prossimo quinquennio è stato adottato con l'indicazione di prevedere coperture specifiche e disaggregabili per le popolazioni e per le comunità e gli individui ad alta vulnerabilità. Ora, la definizione di vulnerabilità può essere qualsiasi e ne abbiamo centinaia. Ma non è in discussione il fatto che il migrante internazionale a provenienza di certi paesi sia per definizione altamente vulnerabile, non sia per altro che per il viaggio che affronta.
È stato detto che il problema della tratta interessa marginalmente il Mediterraneo. Mi dispiace contraddire il collega che ne ha parlato prima, ma non è vero. L'evidenza è che la tratta impera nel sistema delle migrazioni e dei percorsi all'interno del Mediterraneo, della zona euro-mediterranea. La tratta impera in tutto quello che è la fascia subsahariana che nutre e alimenta la gestione del migrante, chiamiamola gestione, in Libia e nei paesi della fascia costiera. Abbiamo evidenza di lavoro forzato nelle miniere del nord del Ciad, dove il migrante viene intercettato prima del passaggio in Libia e dove ovviamente deve prestare servizio, chiamiamolo così, coatto, fino a che non riesce a riscattare il proprio passaggio dall'altra parte. A fronte di alcuni centri di detenzione pubblica e istituzionali gestiti dal Ministero degli Interni libico, in Tripoli ce ne sono altri 10 illegali che vengono gestiti dai trafficanti. Quando cominciò il massiccio esodo verso l'Italia, 3-4 anni fa, gli skipper arrivarono con un telefono cellulare, con un satellitare in mano. Un satellitare dove era segnato il numero della Guardia Costiera italiana a cui lanciare l'allarme e il numero di un certo studio legale di un certo paese a cui chiedere immediata assistenza e tutela per essere messi in protezione rispetto alle ispezioni di polizia. Quindi capite bene come il sistema della tratta non è un sistema improvvisato, è un sistema che funziona e che funziona direttamente remunerativo. Il commento di qualcuno di questi, acchiappato dalla polizia e interrogato anche da noi, era: rendono più 50 kg di migrante che non 50 kg di cocaina. Quindi vi rendete bene quale sia la situazione in cui si trova operando. Gli indicatori che vengono utilizzati, al di là del fatto che non esistono, come dicevo, numeratori e denominatori certi, sono quelli che vedete, che riguardano essenzialmente gli obiettivi di sviluppo sostenibile, 3.8 sulla copertura sanitaria, il 5.1 sull'assenza di discriminazione da ogni tipo di attività che le Nazioni Unite propongono al planeta e il 17 di sopra che adesso abbiamo. Le priorità che il piano globale si propone di sviluppare e di attuare con la concertazione dell'accordo degli Stati membri sono queste qua. Vedete, la riduzione ovvia della mortalità e della morbosità associate con lo stato di rifugiato e di migrante, la promozione della continuità della diagnostica, dell'assistenza terapeutica e dell'assistenza clinica a chiunque passi da un confine all'altro. Tenete presente che su questo, per esempio, anche l'Unione Europea ha diritto di parola. Mentre all'interno degli Stati dell'Unione l'organizzazione e la gestione del sistema sanitario è pertinenza dello Stato membro, la protezione di chi migra, quindi tutta l'attività transfrontaliera, è di competenza dell'Unione Europea. E su questo non ci sono discussioni. L'Unione Europea purtroppo questo non riesce a garantire in questo momento, se non attraverso l'erogazione di risorse finanziarie che sono notevoli. Avete sentito il prefetto questa mattina parlava del fondo FAMI. Il fondo FAMI per l'Italia prevede un centinaio di miliardi ogni 4-5 mesi, quindi siamo in presenza di risorse economico-finanziarie di notevole caldo. Quanto queste si trasformino in servizi essenziali e quanto queste si trasformino poi in capacità del sistema nazionale di introiettare la problematica e di riformarsi in modo tale di essere in grado di garantire l'erogazione dei servizi, è ovviamente tutto da vedere. La quarta riguarda i determinanti sociali di salute e ovviamente la protezione dal rischio finanziario. È inaccettabile chiedere denaro out of the pocket, come si dice, in compartecipazione finanziaria a queste persone per l'acquisto di farmaci. Capite bene che è una problematica enorme che riguarda per esempio nel caso dell'Italia non tanto il sistema sanitario nazionale, perché è vero che non esiste un paese con 63 milioni di abitanti che non sia in grado di assorbirne 750.000 che arrivano nel giro di 4-5 anni, ma è altrettanto vero che i 9 decimi di queste persone impattano sulla regione Sicilia e in regione Sicilia si fermano, quindi capite lo stress non è rivolto al sistema sanitario nazionale in questo caso,
ma è rivolto al sistema sanitario regionale, che ha bisogno di svilupparsi, di essere sostenuto in maniera molto diversa rispetto alla percezione anche nazionale, oltre che globale, che la problematica. Il problema è proprio questo, che l'impatto di queste persone non è diluibile o diluito sul sistema nazionale, è concentrato su alcune zone geografiche che sono quelle di primo impatto e di primo arrivo. Ed è lì che la propaganda populistica ovviamente si sviluppa e allinea, perché chiaramente la problematica è maggiormente sentita. Bene aveva fatto il governo precedente con un piano diffuso di integrazione sul territorio che prevedeva la ridistribuzione e l'assorbimento progressivo dei migranti in quota rispetto alla popolazione residente. Questo in teoria è anche quanto l'Unione Europea dovrebbe poter prevedere, ma abbiamo l'impasse causata dall'accordo di Dublino che gli Stati membri non vogliono riformare. Come è stato detto precedentemente, quello è il problema cruciale nella capacità di assorbimento e di integrazione distribuita che l'Europa non riesce ancora a risolvere. Vado rapidamente, la sesta priorità riguarda per l'appunto lo sviluppo di un sistema informativo. Noi sappiamo che cosa accade a queste persone, perché siamo in grado di seguirle, siamo in grado di monitorarle. Abbiamo anche foto aeree e prese da droni che riguardano il movimento in Africa subsahariana. Quindi non è vero che non abbiamo informazione. L'informazione non viene per lo più condivisa e non viene gestita ad un livello di protezione dell'individuo sufficiente perché ciò possa accadere senza detrimento nei confronti della richiesta di asilo, senza detrimento nei confronti del rifiuto della richiesta di ingresso in un certo paese. Quindi sapete bene, vi ricorderete della polemica di qualche anno fa dove al medico italiano veniva chiesto di fare una trasmissione di dati per l'ispezione di polizia. Questo nella nostra normativa non è possibile, è escluso in maniera esplicita. In altri paesi questo viceversa esiste. Noi stiamo cercando di riorganizzare in modo tale che ci sia la possibilità di anonimizzare l'accesso alle cure senza detrimento rispetto, come dicevo, al diritto ad accedere alle stesse. Per darvi un'idea della complessità del percorso di approvazione di questo piano globale, eccoci qua, quindi capite bene come sia stato un assoluto massacro dal punto di vista della negoziazione, dal punto di vista della gestione del dibattito e con gli Stati membri e con le altre agenzie delle Nazioni Unite. Siamo però verso la fine, vedete l'ottimistica freccia azzurra in fondo che dovrebbe portarci all'adozione del piano stesso durante l'Assemblea Mondiale della Sanità di quest'anno a fine maggio. Ci sono parecchi elementi che questo piano intende affrontare e contribuire a risolvere. Li vedete qualcuno qui citato, riguarda soprattutto il passaggio transnazionale, il passaggio da un paese all'altro, che è il momento di assoluta delicatezza nella gestione dell'individuo, ma anche dell'identità dell'individuo e di tutto ciò che questa identità dovrebbe poter garantire nello Stato in cui ci si muove. Soltanto l'ultima, come vi dicevo, la continuità assistenziale transnazionale è un'impresa. Capite bene come nel caso di una tubercolosi diagnosticata nel paese X, nel momento in cui il paziente migri nel paese Y senza portare con sé diagnostica, senza portare con sé terapia sufficiente per completare il ciclo terapeutico, quella tubercolosi è destinata a diventare una tubercolosi resistente, con tutto ciò che questo implica nei confronti di chi porrà diagnosi successivamente o di chi sarà anche contagiato da questa forma particolarmente virulenta di tubercolosi. Per quanto riguarda gli indicatori, passo molto rapidamente, ma la tendenza che stiamo cercando di proporre è di non sviluppare indicatori nuovi che riguardano il migrante, ma di disaggregare al massimo gli indicatori che sono stati adottati dagli Stati Uniti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che invece di misurare la mortalità infantile generale di un paese, si disaggrega questa numerazione, questa valutazione per tipo di popolazione e per tipo di comunità. Capite bene che sapere che la mortalità infantile nel nostro paese è inferiore a 3 per mille
non vuol dire assolutamente niente, perché probabilmente quel 3 per 1000 rappresenta il 5% della mortalità infantile in comunità particolarmente disagiate. Dire che il successo globale della copertura sanitaria universale, che è il mantra dell'OMS per i prossimi 5 anni, si raggiunge quando l'80% della popolazione riesce ad avere garantiti i servizi essenziali senza spese catastrofiche, non vuol dire nulla, perché probabilmente il 20% che mancherà all'appello sarà il 100% della popolazione vulnerabile che non viene classificata, che non viene contata e che quindi non ha neanche diritto di numerazione, se volete. Quindi questi sono, come vedete, molto rapidamente, gli indicatori rilevanti, ma per dirvi che il piano viene anche con un sistema di misurazione, con una metrica precisa che dovrebbe garantire la possibilità di valutare quello che ciascuno Stato membro riesce poi a realizzare. Cosa vuol dire la conclusione? La conclusione è presto detta. L'advocacy, credo che sia stato già detto, è fondamentale. La società civile deve diventare il partner fondamentale dell'Agenzia della Nazione. Lo Stato, con la propria consistenza, con la propria capacità, dovrebbe essere messo in grado di reagire e di essere responsabilizzato per quello che viene fatto. Non può essere altrimenti, non può essere lasciato a chi governa formalmente un paese il compito di garantire il rispetto di libertà e di diritti fondamentali. La società civile deve mobilizzarsi per questo. Le organizzazioni non governative sono parte fondamentale. Le organizzazioni cattoliche, per esempio, le organizzazioni confessionali sono partner cruciali, perché nel loro impegno riescono anche a modificare l'attitudine generale, che deve essere coerente rispetto all'informazione, coerente rispetto alla realtà dei fatti, coerente rispetto alla percezione di quelli che sono i veri diritti a cui queste persone devono essere guidate e su cui devono essere guidate. Concludo rapidamente. Che cosa faremo? Cercheremo di inserire tutta la componente che riguarda la salute del migrante e del rifugiato nella salute generale, nel processo di valutazione della salute generale, nella riforma degli stati nazionali, nella riforma dei sistemi sanitari, mettendomi in grado di agire, di essere preparati, non di farsi trovare presi di sorpresa anche da un afflusso massiccio di forze migranti come può essere stato nel recente passato, ma di capire che le cose possono essere predette, possono essere preparate, possono essere strutturate in modo tale che la garanzia del diritto sia salvaguardata senza produrre il collasso del sistema come si è verificato in alcuni paesi. Tutta l'attrezzatura, diciamo, tutta l'organizzazione, la piattaforma dell'OMS è stata mobilitata per questo. Gli uffici regionali sono stati preparati. Gli uffici paese, dove la migrazione è un fenomeno fondamentale anche dal punto di vista numerico, sono stati preparati e attrezzati per eseguire e per garantire nell'interfaccia con gli stati che questi diritti vengano rispettati. Capite bene che abbiamo paesi più vari, abbiamo paesi dove la migrazione è un fenomeno gestito fondamentalmente dalla politica, se vuole. Ci sono molti governi, molti paesi, stati membri europei, dove le elezioni sono state vinte o perse sulla gestione politica della migrazione, al di là della vera consistenza numerica. Ci sono paesi però dove il 60% della popolazione è fatto da migranti entrati negli ultimi 5 anni, il Libano, la Giordania, che già ospitano popolazioni palestinesi di primo rifugio e che hanno dato ospitalità non soltanto ai siriani che si classificano come rifugiati, ma anche a popolazioni migranti di altri luoghi. Non trascurate che dalla parte asiatica si continuano a muovere verso i nostri paesi importanti comunità, sia da Bangladesh che dall'Afghanistan, dal Pakistan e da altre nazioni. Che cosa? Due volée, una volée strutturale, come vi dicevo, e una volée di emergenza nel momento in cui l'impatto sia avuto, con la capacità di erogare servizi essenziali. Quali sono questi servizi essenziali? Dipende molto dal paese, dalla capacità di mobilitazione e di erogazione che il paese ha, ma c'è un minimo assolutamente fondamentale che deve essere garantito. Capito bene come la negoziazione su che cosa sia questo minimo è assolutamente difficile, perché dipende molto.
Bruxelles, degli stati che invocano la solidarietà internazionale, ovviamente, per essere messi in grado di affrontare la situazione. Dove ovviamente in questo momento la nostra priorità è in Venezuela e nella fascia circostante, per ovvi motivi, in Pakistan, Afghanistan e in Myanmar, Bangladesh, per altrettanto ovvi motivi, ma è chiaro che la battaglia si vince e si perde sul fronte mediterraneo, perché lì dove la politica è particolarmente aggressiva, se volete, ed è lì dove la fascia migratoria è particolarmente numerosa e particolarmente, se volete, composita, perché ci sono popolazioni che provengono da paesi globali, ci sono popolazioni africane che migrano, ci sono popolazioni asiatiche che migrano attraverso l'Africa e così via. Questa è una situazione che nella fascia subsahariana, che poi va a impattare sulla Libia, stiamo cercando di gestire con estrema difficoltà e la vedete appena presentata. Detto questo, mi rimane soltanto da concludere commentando con il fatto che tutto ciò ha dei costi. Il network delle Nazioni Unite, che è stato, come vi dicevo, da poco attivato a Ginevra, sta impostando anche un fondo fiduciario che dovrebbe garantire la erogazione di risorse economico-finanziarie proprio con il principio della solidarietà internazionale. È un fondo che verrà attivato verso i mesi di giugno-luglio, verrà lanciato ovviamente con il clamore necessario e speriamo di non subire fuoco di ritorno, fuoco amico, fuoco nemico, nel momento in cui, per esempio, tutto ciò coinciderà con le elezioni europee, con la nuova Commissione europea. Tenete presente che questa Commissione sta lavorando sul bilancio del prossimo quinquennio, questa Commissione ha previsto un notevole incremento del bilancio dedicato alla migrazione, la prossima Commissione sarà quella che dovrà implementare il bilancio e sarà tutto da vedere come il nuovo Parlamento interpreterà questo dovere. Molte grazie a tutti. Semplicemente per orientarci poi, allora domani nel pomeriggio parleremo insieme ai colleghi dell'NYU e dell'Università di Berkeley sulla possibilità di realizzare un algoritmo, quindi sono l'Università Cattolica della Tarde, Berkeley e NYU, un algoritmo in grado di prevedere in base ai cambiamenti climatici i flussi migratori e un algoritmo capace di individuare quanto la percezione reale del fenomeno migratorio si discosti poi dalla percezione soggettiva e quindi non dalla percezione. Ecco, secondo lei, dal suo punto di vista, potrebbe essere utile uno strumento in grado di aiutarvi a meglio prevenire anche i flussi migratori o invece ci sono già strumenti all'uopo migratori? Qualche strumento esiste, nel senso che è abbastanza prevedibile quanto può succedere in una comunità colpita da una siccità o da un evento creato dall'uomo, quindi un attacco contro la società civile, un bombardamento o qualsiasi altra forma di violenza. Noi abbiamo dovuto inserire nella fascia migratoria Siria, Yemen, Iraq, per ovvi motivi, perché da lì esce discreto numero di persone. Legare l'evento migratorio al cambiamento climatico è stato uno degli elementi che la presidenza italiana del G7 due anni fa aveva affrontato. Vi ricorderete che con l'allora ministro Lorenzin questo si era cercato di fare, partendo dal cambiamento climatico, prevedere non soltanto l'impatto sulla migrazione, ma anche l'impatto sull'emergenza di nuove patologie o sulla tropicalizzazione comunque delle nostre latitudini. Cito per esempio le due epidemie di chikungunya che abbiamo avuto, l'ultima recente di 2-3 anni fa nel nostro paese, cito l'ingresso di dengue, febbre prima sconosciuta, ma cito anche un terzo abbondante delle riserve ematiche del nostro paese
che sono state gettate perché contaminate dal febbre del Nilo occidentale, quindi patologie che stanno al limite tra la zoonosi e l'antroposi e che sono inevitabilmente patologie di importazione determinate dal movimento non soltanto delle persone ma anche del quadrupede, non ci dimentichiamo che poi muta costantemente la presenza del vettore. Ricorderete il caso della bambina morta di malaria a Trento. L'anofele nel nostro paese non è mai stata eradicata, non è l'anofele sgambie, è un altro tipo di anofele, però tecnicamente competente anche per trasmettere morte. Ricorderete la questione legata al virus Zika, il virus Zika che è vettorializzato da un altro insetto rispetto all'Aedes presente nel nostro paese, ma l'Aedes nel nostro paese è ugualmente capace di trasmettere il momento inquinante. Quindi voglio dire con questo che un algoritmo legato esclusivamente al movimento umano determinato al cambiamento climatico è un algoritmo sicuramente incompleto, perché dovrebbe tener conto anche di altri fattori che non sono necessariamente passati da bipedi. Ci sono anche i quadrupedi, i volatili e gli insetti. Tenere sotto controllo tutto questo e cercare di quantificarlo con un algoritmo attendibile, vale la pena di provarci, però le variabili sono veramente notevoli. Grazie. Grazie al professor Ranieri Guerra che ci ha presentato una sintesi di quello che è il piano globale di assistenza e quindi di tutto il lavoro, soprattutto per il prossimo quinquennio. Ecco, ha evidenziato alcuni concetti fondamentali, accettati come quello di rifugiato, meno accettati come quello di migrante. Il diritto alla salute che non può essere in discussione, ma invece lo è il modo come questo diritto viene esercitato. Si è poi soffermato sulle priorità del piano globale, 6 priorità che ci ha ben elencato ed analizzato. E poi questo che dovrebbe poter essere un programma di impegno, a cominciare dall'advocacy da parte della società civile, soprattutto per influire sulla leadership e quindi un inserimento nel sistema generale della salute per i prossimi 5 anni, in modo da tenere veramente in considerazione e salvaguardare questo diritto primario.